Ecco qua, sta sorgendo il sole, si risale il vallone di Planaval, questa che è l'Alpe Bonalè, questo è il Bonalè, questa è la Grand Rocher e quella là, in fondo, è la Guildhardtannavá. Bello spettacolo, sole sulla Grand Rocher, Bonalè, e in fondo sulla Guildhardtannavá. Veramente lunga, però la giornata è spaziale. Bella, bella, bella. Il luogo di partenza era sotto. Wow, ho trovato persino il cardiopalma. Vedi qua, spaziale. Tutta la conca. Wow, valloni incontaminati il Bonalè. E via, si fa traccia. Si batte su questo vallone. Ma io seguo le tracce del bestiolino perché le bestioline fanno sempre le traiettorie migliori, ho notato. Si potrebbe anche poi scendere di là, bah, poi valuterò, se no devo ripellare e tornare indietro da qua. Si valuterà il ritorno, va. Adesso è ancora eterna. Quel canale lì che mi preoccupa un po', sembra molto ripido e stretto. Eccolo lì, adesso vedo cosa inventarmi. Questo è il Bonalè, Grand Rocher e tutti i valloni d'arrivo. Zucchène, in pieno canalone, in versione al limite, tutto il paesaggio, sto straparlando. Non ce la faccio più, incontaminato, anzi contaminato solo da me. Direi che forse sono l'unico pazzo che si avventura in questo vallone, in questa stagione. E si fa sta canala. Paurosa. Adesso pian piano ho trovato il sistema per fare, prendere le giuste traiettorie. E qua bisogna tirare fuori tutta la tecnica, schiaffe. Due aeroplani che si inseguono. Eccomi qua, sono quasi in cima al canalone. Che spacca culo esagerato. La tutta via di salita. In questo momento mi viene in mente Xen. Ehi, voi! Ehi! Come ci sei arrivato lassù? Non è stato facile! Scansatevi! In realtà è quello che ho fatto, tutto la inversione al limite, là sotto, là in mezzo e là. Poi per evitare questa parte ripida me la sono sculettata di là, che c'è un po' di esposizione là sopra. Là così, però era meno pendente e poi ho fatto tutto il traversone là ed eccomi qua, tutto scia i piedi. Adesso devo scollettare di là. Volevo togliere gli sci per farmi l'ultimo pezzo, ho detto faccio sci spalla. Come ho tolto gli sci, neve finale anche, ho detto no, di qua non si va. Devo farla per forza con gli sci perché c'è neve molto fresca e polverosa. E allora giù a invertire come un bastardo. Scusate i francesismi, ma mi devo sfogare, è stata dura. A fare quel canalone tutto al limite. Fare delle inversioni pazzesche. Si vede tutta la mia traccia. Là ci sarà poi tutto da pellare in piano, fino a beccare là gli alpeggi del Bonalè. E poi tutto sotto di là, e poi di là si riscia. Insomma, la partenza è ancora all'ombra. Là c'è la grivola. E boh, ma io adesso devo scollettare di qua. Eccola lì, la Guildhardtannavá. Ecco la puntina là in fondo. E qua invece siamo proprio sotto al Bonalè. Quella è la Grand Rocher. E la via di salita dietro di me. Boh, c'è da fare quella spallatona ripida e poi il crestino finale. Ecco, dopo aver fatto sto strappone, io pensavo che la cima fosse questa. E invece mi si palesa tutto quest'altro infinito vallone. E la punta è quella là. E vabbè, si fa anche questa, dai. Eterna, eterna. Qua sono proprio. Ho passato il Bonalè. Eccoci qua, mi mangio qualcosa? Perché che la fa più? Ormai non mi manca molto, eh. La cima è quella lì. Però sento proprio che mi manca energia perché ieri ho mangiato solo un'insalata verde, basta. Proprio è stato leggerissimo e colazione praticamente leggerissima anche lì. E quindi sento proprio che mi manca energia. Non sono stanco, ma sono fiacco.
Adesso mangio qualcosa appena sotto la vetta. L'ultimo strappone. E poi è fatta, cavolo, che vallone incredibile che mi sono sparato. Veramente spettacolo. Lunghissima, ma veramente bella. E anche la giornata non fa neanche freddo. Oh, parcheggio qua di sci, sono sulla cresta. Praticamente la cima è dietro di me. Ha ventato, quindi si è un po' scoperta dalla neve. La cima è quella lì. Crestino facile, eh? Qua tutto il vallone di salita, immenso, infinito, bellissimo. Uno spettacolo unico. Vabbè dai, ultimi strappetti, sono su. Quasi in cima. Giornata bellissima, questo un po' ventosa. Ultra paura, con Ben veramente stretta. E qua il vallone d'arrivo, eccolo là. Vale. Pazzesca, là si vede la Val Ferré, la Ghilda Trelatet, qua c'è tutto il Monte Bianco sotto la Val Ferré, qua poi il Priolè, il Mondolan, qua sotto strapiombi pazzeschi, là poi c'è la Svizzera, qua c'è il Gran Combin, il Velan, e poi qua è un freddo micidiale, a parte quello. Grima, il Gran Paradiso, eccoli là, qua tutto il vallone di salita e là il deposito sci. Ecco quello là sotto, sotto il Dolan, lì, lì è il colle del Malatrà, quello è il vallone del Malatrà e là sotto c'è il rifugio Bonatti, davanti alle Grand Jurasses. Oh, ecco, mi sono trovato sotto cresta perché qua si sta meglio, là sopra c'è un vento, un freddo, cazzo. Eccola lì, la punta. È là, ventata, fredda. Qua sono più protetto, si sta bene. Ah, qua ci sono gli sci di oggi, gli Armada, che ho provato, belli, leggeri, carini. Qua c'è sempre una bella balconata sul bianco. Eccola lì. Qua invece c'è il Bonalé e la Gran Rochère. Tutta la mia traccia di salita, tutto il vallone fatto, pazzesco. Devo rifarlo tutto a ritroso, ovviamente. C'è una polvere qua, paurosa, pazzesca. C'è più burrotalco qua che sul coletto arrossato di un bebè. Là si vede il Rutor. E là si vede il Charforon, il Gran Paradiso, la Grivola. E di là le Dame di Chaland il Neri. Qua dietro si vedeva dalla cima il Monte Rosa e il Cervino, il Gran Combin, il Velan. Vabbè, adesso siamo qua sotto vetta. Oh. E adesso giù si scende in mezzo a sto polverone, poi là sotto ci sarà da pellare, un altro tratto mediano, tutto da pellare, e poi si ridiscende dall'altro vallone, praticamente dietro di là, poi si scende. C'è la parte in piano, è da là sotto, è tutto là in mezzo, poi si risale là e poi si scende giù di là. Boh, vai, si va. Sei ya, come dicono qua. Ecco qua, là sotto la vetta, primo scodinzolaccio da quel canalone, molto molto bello, neve polverosissima. E si sfonda fino alle ginocchia, ma è polvere perché fa molto freddo. Quindi sciabilissimo. Ora mi devo fare quel traverso là, scendere da là dietro e beccare poi tutto col vallone, poi là devo farlo in piano, sopra i boschetti, scollettare dietro. Qua quando avanti il Gran Paradiso, la Grivola e la Sassiera del Ruto si procede. Bello, molto bella giornata, il sole caldo addirittura, ma l'aria è fredda. Eccola, tracce di salita e discesa. E rientro qua, traverso,
Fortunatamente ho palettato poco, anzi quasi niente. Ora paletterò un po' qua, poi da là dietro l'altro muro. Eccolo qua, secondo muretto, traccia di salita. E là c'è la comba del buon Ale, bella piatta. La rimetterò le pelli, risalgo un po' e poi da sopra il boschetto giù ancora per la vallata. Dietro là in fondo c'è l'arrivo. Ecco qua il secondo scodinzolaccio. E via, alla via così. Si va giù di qua. Oh, ed eccoci arrivati qua al punto chiave, al canalone famelico. E poi là sotto tutta la comba da pellare ancora. Là si vedono gli alpeggi. E poi io devo risalire tutto di là e farmi tutta quella spallata là, insomma. Boh, adesso si fa sto canalone e poi la monterò le pelli. Eccolo lì il canalone, salito e sceso. Le vie degli Ski Alpe sono infinite. Veramente, andiamo dappertutto. Non ci ferma niente. Presa un po' più alta, così non devo stare lì a pedalare. Almeno arrivo fino alla dietro. Sì, i piedi. Qua sta staccando un po', eh. Wow, spettacolo. Tutta la traccia che sale e scende. E su di là. Qui sono proprio sotto il Bonalè e la Gran Rochère. Da qua in poi devo rimettere le pelli. Adesso provo ad andare almeno fino a lì sopra a riseguire la mia traccia. Boh, da qua in poi rimettiamo le pelli. Boh, ho fatto qui dietro lì il canalone dietro sta gobba e boom. E Bonalè. Eccomi quasi al peggio. Devo fare tutto fino al peggio, poi tutto a mezza costa, a sinistra, e farmi tutta quella spalla fin sopra quei boschetti là. Eccoci all'Alpe. Qua salutiamo l'alpeggio. Là c'è tutto il canale fatto, quello là. E là in fondo, in cima là, c'è la Ghilla Ardanavà. Lunga lunga, sono a metà strada. Adesso c'è tutta la seconda metà, adesso giro sta gobba, risalgo là, seguo la mia traccia, faccio quei traversi e vado là dietro. C'è una pace, un silenzio, non si muove una foglia, beh, anche perché di foglie non ce ne sono, ma non c'è un filo di vento, c'è un silenzio ovattato, che bello, che pace. Ecco gran parte del vallone fatto, in fondo si vede la Ghilla Ardanavà e si vede anche dove devo arrivare, cioè là, quelle casette là, quindi ancora tutto sto vallone da scendere fino là. Boh, giornata molto stabile e qui Gran Rochère e Bonalè. Ecco quel traverso là, quando c'è tantissima neve diventa impraticabile perché scarica da su, diventa tutta una roba. Con quello strapiombo lì una volta l'avevo fatta con un sacco di neve, tutto un traverso col cuore in gola, perché giù c'è uno strapiombo da paura. Invece così c'è ancora un po' il passaggio. Ecco qua, il vallone è fatto, là si vede la Ghilla Ardanavà, là in fondo remota, tutta la via fatta, tutta poi la spalla su di là. Tutto là in alto e poi giù di qua, adesso da questi boschetti. C'è sto tremendo stradino da fare e arrivare là, eccola. Là arrivo, quel gruppetto di case lì. Boh, bellissima giornata, anche tiepida qua sotto. E salutiamo la Ghilla Ardanavà e tutto il vallone fatto, immenso, infinito. Il Bonalè, la Gran Rochère. E salutiamo, ciao.